Presentata a Bari, una nuova disciplina sportiva è il Fit Row, che consiste in un percorso a staffette che l'atleta dovrà effettuare in un minuto per volta. Questo nuovo allenamento ha già ottenuto l'approvazione di Giuseppe Abbagnale, ex canottiere italiano vincitore di 2 titoli olimpici e 7 mondiali nel canottaggio, eletto nel 2012 presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Ideatore e promotore del nuovo format atletico, l'olimpionico Sydney 2000 Pasquale Panzarino. Il Fit Row prende degli esercizi che vengono fatti nella Federazione Italiana Canottaggio, cioè gli atleti di alta specializzazione che si allenano al Centro Federale di Canottaggio fanno degli esercizi, oltre alle uscite in barca, oltre agli allenamenti estenuanti che loro fanno per prepararsi a una grande manifestazione quale può essere appunto l'Olimpiade. Io non ho fatto altro che prendere degli esercizi che fanno già parte di questo circuito appunto e metterli a disposizione delle persone che frequentano la palestra, per cui sono degli esercizi a corpo libero o con l'ausilio di attrezzi, sono delle stazioni per cui si cambia variando il tempo di lavoro e il tempo di recupero, dando la possibilità a tutte le persone che si avvicinano in palestra, per cui dai 14 ai 70 anni, uomini e donne, di poter fare una disciplina sportiva all'interno di una palestra. Un percorso atletico che può essere funzionale anche contro lo stress, contro i problemi della vita quotidiana? Assolutamente, è un'attività che scarica lo stress, è un'attività che serve principalmente a scaricare lo stress, ma anche a migliorare la capacità cardiovascolare, a perdere peso, a migliorare l'elasticità. Com'è nata questa idea? L'idea è nata perché volevo promuovere il canottaggio. Il canottaggio può essere fatto solo ed esclusivamente in centri, in strutture dove c'è l'acqua appunto. Il Fit Row rompe questi schemi e porta appunto la preparazione del canottaggio anche nei centri fitness e nelle palestre che non hanno le barche e l'acqua. Tra gli ospiti speciali della giornata, Domenico Montrone, medaglia di bronzo nei 4 senza alle Olimpiadi di Rio 2016. Domenico Montrone, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, sei oggi qui per promuovere questa disciplina. Sì, promuovere questa disciplina del Fit Row, che è stata patrocinata anche dalla Federazione Italiana Canottaggio, quindi è uno sport che segue le linee guida del canottaggio. È proprio, diciamo, la nostra preparazione fatta nelle palestre per implementare la forma fisica, implementare le capacità cardiache non soltanto in barca ma anche in palestra. Quanto è importante per te promuovere discipline sportive e quindi lanciare un messaggio positivo ai ragazzi? È importantissimo lanciare un messaggio positivo sportivo, soprattutto secondo me per la nostra città di Bari, perché è stato un dispiacere essere l'unico rappresentante della città di Bari alle Olimpiadi. Spero che in un futuro, già dalla prossima Olimpiade, con la promozione di queste discipline sportive, la promozione di altre attività anche per quanto riguarda gli sport nautici, possa portare una più folta rappresentanza del nostro comune ai prossimi Giochi Olimpici. Cos'hai in programma adesso? Adesso abbiamo ricominciato la preparazione con le Fiamme Gialle, siamo a Sabaudia in preparazione. E la prossima gara è domenica prossima, la Silver Skiff a Torino, una gara importantissima nel panorama internazionale, che vedrà partecipare tantissimi campioni, anche olimpici. La manifestazione ha previsto gare sui vogatori e dimostrazioni del circuito Fit Row sul minuto. Tra le novità, l'introduzione di strumenti tecnologici per la misurazione e la valutazione delle prove. I vogatori saranno collegati ad un computer che proietterà su maxi schermo le barchette gialle che corrispondono al vogatore. L'atleta si cimenterà in una gara entusiasmante. Il Fit Row sarà promosso in tutto il territorio nazionale.